Divino che ci dice è una missione. Io Va a spero. Pierfrancesco Diliberto, in arte PIF, il premio nazionale Paolo Borsellino 2019. L'attore e regista, noto per il film La mafia uccide solo d'estate, ha ricevuto il riconoscimento a Teramo davanti a un teatro affollatissimo di ragazzi che lo hanno applaudito con calore. PIF ha raccontato loro di essere cresciuto in Sicilia, un paese di mafiosi, e che la morte del giudice Borsellino, avvenuta quando lui aveva 20 anni, lo ha segnato per sempre. Così ha deciso di combattere la mafia prendendola in giro, smitizzandola con l'ironia, un metodo che non gli fa rischiare la vita e che al tempo stesso condiziona positivamente le nuove generazioni. Con questa premiazione si conclude la 24ª edizione del Premio Borsellino, l'iniziativa che promuove la diffusione della cultura antimafia, soprattutto tra i giovani. L'incontro finale è stato il momento culminante di un percorso avviato a metà ottobre, con la scopertura alla Villa Comunale Bandini di Teramo di un monumento raffigurante i magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, realizzato su Pietra del Gran Sasso dagli studenti dell'Istituto d'Arte di Castelli. Riconoscimenti anche ad alcune associazioni, come il Sogno di Iaia, che si rivolge in particolare ai bimbi malati, e prossimità alle istituzioni, che offre possibilità di studio e di altre attività ai bambini di quartieri difficili, come quelli del Ferro di Cavallo a Pescara. Il premio nazionale Paolo Borsellino nasce nel 1992 dalla volontà del giudice Antonino Caponnetto, invitato a Teramo dall'Associazione Società Civile per un incontro con gli studenti al Teatro Cittadino. Il premio oggi è ritenuta la più importante manifestazione italiana sui temi della legalità.